Signori, ci siamo. Dietro questa porta c'è il mio studio e oggi, per festeggiare i 10.000 iscritti, vi mostro il mio studio. Facciamo il tour dello studio rosso. Questa è un po' la seconda parte dello speciale 10.000 iscritti, perché la prima parte è uscita qualche tempo fa, appena abbiamo toccato quota 10.000. È stato un vlog un po' particolare in cui mi sono raccontato, vi ho raccontato un po' di cose, un po' di retroscena del canale, quindi è un video a cui tengo molto, che è molto importante per il canale. Se non l'avete visto, recuperatelo, trovate il link qua sotto, poi tornate qui perché vi aspetta il tour dello studio in cui sono registrati tutti i miei video. Quindi, senza perderci in chiacchiere, direi di entrare e vi faccio vedere subito una cosa. Pronti? Via! Benvenuti nello studio rosso. Allora, accendiamo magari la luce perché ci sta. Ecco. Perché anche se è giorno, una giornata abbastanza plumbea qui a Roma, quindi non è che si veda proprio... Rispondere a tua domanda, quindi... Di Max Gazzetta è stato pubblicato il 4 maggio 2020. Non so per quale motivo Alexa ha deciso di parlare e mi sta parlando di un brano di Max Gazzetta, vabbè. Comunque, questa è la porta, banalmente questa è l'errore della porta che ho decorato con questi pannelli fonoassorbenti che in realtà non servono a moltissimo a livello di assorbimento del suono, però danno un po' un tocco così. Questa porta bianca non mi piaceva, tutta bianca. Mentre di qua, dietro la porta, abbiamo già qualcosina, perché ho queste mensoline. Qui sopra abbiamo, vabbè, i controller dell'Xbox edizione limitata, quello di Starfield e quello di Forza Horizon 5. Qui abbiamo il braccio di Metal Gear Solid 5, edizione limitata. Dietro una placca metallica che ho preso in California. E qui abbiamo altri reperti dalla California. Questa qui, ragazzi, è una targa vera, di un'auto dismessa, immagino. L'ho comprata a Venice Beach, a Los Angeles. E chissà che auto apparteneva, boh, vabbè. Qui abbiamo una lattina di Dark Souls, questa presa alla Gamescom del 2000 e... boh, che anno era? 2016 forse, Dark Souls 3 doveva uscire, quindi fate un po' voi. Poi qui abbiamo un'altra targa presa sempre negli Stati Uniti a San Francisco, anzi ad Alcatraz, nel carcere di Alcatraz, quando sono stato a visitarlo. Poi magari queste cose ve le racconterò in qualche vlog di viaggio che non uscirà su questo canale, ma ve ne parlerò a tempo debito. Statuetta di Splinter Cell Blacklist, Pip-Boy di Fallout. Qui abbiamo poi artbook di Dark Souls 3, anzi 2 scusate, artbook di Uncharted 4, statuine di Life is Strange, la bandiera della Porsche presa alle Prix di Roma dell'ultima stagione di Formula E, bandiera della Porsche autografata da Felix da Costa e Pascal Wehrlein. Poi qui sotto abbiamo una PS3 che ho riportato qui di recente, l'ho ripresa da casa dei miei dove si trovava, l'ho portata qui perché servirà per un video che arriverà credo inizio 2024, comunque che sta per arrivare, non vi spoilerò altro. Poi, qui sopra potete vedere le Nano Leaf che danno un po' di colore allo studio quando voglio le luci soffuse, anzi ve le accendo, accendiamole completamente. Vabbè, ci sono varie modalità, insomma, conoscete sicuramente queste Nano Leaf, che mi hanno un po' deluso, se devo dire, a livello di connettività, perché perdono spesso la connessione con l'app, è un casino reimpostarle, insomma. Col senno di poi non le ricomprerei le Nano Leaf, queste poi sono un modello vecchio, non so quelli nuovi, ma non ve le consiglio sinceramente. E poi passiamo qui sul primo scaffale Kallax. Qui sopra troviamo una delle mie statuine preferite, quella di Dark Souls 2, questa sì, Dark Souls 2, sì, a cui tra l'altro è attaccato il pass di quando sono stato a Monza poco tempo fa a provare in pista l'Audi RS3. Lì dietro c'è la scatola della mia scheda video, la RTX 3080 Ti, Oscar preso a Hollywood. Questo è l'Elgas di Killzone con il cappellino preso quando sono andato a vedere la Formula E, vabbè, comunque in realtà, ecco, così è tutta un'altra roba. Rimettiamogli il cappello. Poi qui, vabbè, abbiamo l'immancabile cactus, la bandiera della Norvegia, profumatori vari. Scendiamo poi qui dove c'è la scritta Game Over che vedete in tutti i video, un po' di giochi PS1, mezzo busto di Duke Nukem, auto di Gran Turismo 5, macchina di Gran Turismo 5, era nella Collector's Edition. Di qua abbiamo il quadrato Nintendo, mettiamolo così, qui c'è tutto ciò che ho a tema, in realtà non è proprio tutto, però ci sono la maggior parte dei miei giochi e statuine Nintendo. Poi qui sotto, beh, c'è il logo di PlayStation, ci sono un paio di Formula 1 vecchi che sono qui per un motivo che magari un giorno capirete. Di qua abbiamo, un pezzo da museo, ragazzi, di cui vi devo parlare quando troverò tempo e modo, perché qui c'è Grand Prix 2, uno dei simulatori, uno che ho fatto, i danni, sì, uno dei simulatori di Formula 1 più belli di sempre. Se seguite Mass Racing sicuramente sapete di cosa sto parlando, perché lui sta facendo le live bellissime
su questo gioco meraviglioso. Un giorno ve ne parlerò anch'io, ma non è ancora arrivato quel giorno. Poi andiamo a raccogliere i caduti. Questo è... Guardate che bello. È un ritratto di... Aspettate, lo prendo meglio. Un ritratto di Travis Barker, che è il batterista dei Blink-182, che, per chi non lo sapesse, sono la mia band preferita. E devo ancora trovare un posto dove appenderlo. Nel frattempo l'avevo riposto qui, poi qui abbiamo... allora... Non ho buttato perché effettivamente potrebbe essere una piccola chicca, che è il biglietto per il Gran Premio di Imola che non si è mai corso, quello della scorsa stagione che purtroppo non si è mai corso per l'alluvione, e io avevo preso il biglietto, doveva essere il mio primo Gran Premio di Formula 1, invece poi è saltato, e vediamo adesso se riesco a prendere il biglietto per Imola quest'anno, visto che comunque ho un credito, un buono di Ticket One proprio rilasciato in occasione del rimborso di questo Gran Premio. Poi qui sotto, qui non vi sto neanche ad aprire perché è dove tengo tutti i cavi, cose che non devono essere mostrati. Qui abbiamo giochi Xbox, statuina di Spyro e questo è una cosa a cui tengo tantissimo, il cartoncino autografato di André Lotterer. Tra l'altro non c'è solo lui, mi poggio un secondo qui, perché qui ci sono in realtà tutti i cartoncini di tutti i piloti che ho incontrato alle prime di Formula E. C'è anche il campione del mondo attuale Jack Dennis, insomma ci sono proprio tutti, c'è Nick Cassidy, Sebastian Buemi, insomma li ho veramente tutti, ho anche le foto con molti di loro. Però sapete che io ho una predilezione particolare per questo signore qui, per André Lotter, e infatti questo cartoncino vorrei incorniciarlo in realtà e attaccarlo qui da qualche parte, però devo ancora provvedere, quindi per il momento lo tengo lì sotto. Poi questo che vedete a terra è il green screen che utilizzo in tutti i miei video di F1 Manager e non solo. Qui vabbè c'è la televisione su cui gioco, guardo TV, eccetera eccetera, statuina di Crash. Di qua abbiamo piantina dell'IKEA, e ecco, questa è una cosa importante, vi dicevo che i Blink sono la mia band preferita in assoluto. Questo è il loro nuovo album che io ho comprato su disco per un discorso di collezionismo, perché ho tutti i loro dischi, anche se ormai la musica l'ascolto su Spotify, volevo anche questo disco One More Time. Ma una chicca, perché il loro disco, essendo un po' un ritorno alle origini a livello musicale, lo hanno fatto uscire anche su musicassetta come negli anni 90. Bellissima, non credo che la aprirò perché, a parte che non saprei neanche dove ascoltarla, io ovviamente le loro canzoni le sto ascoltando come sempre su Spotify, però questo è un bellissimo pezzo da collezione che rende esattamente l'idea di quello che è questo nuovo album, perché è veramente un ritorno alle origini che mi sta piacendo tantissimo. E poi, passando qui sotto, abbiamo un po' di cosette. Allora, qui abbiamo il C-Magic GTS che mi hanno mandato da Direct Drive Italia in prova e che a breve dovrò restituire. E proprio perché a breve dovrò restituirlo, mi sono attrezzato per non sentire la mancanza di una corona tonda. Ma questo ve lo faccio solo intravedere, perché poi ve ne parlerò in un video, quindi non vi dico altro. Questo sarà oggetto di uno dei prossimi video. E poi di qua abbiamo tutti i giochi PS4. Sì, qui sono i giochi PS4. Qui ci sono tra l'altro praticamente tutti i Formula 1 che ho sul disco per PS4 e poi qui c'è un po' di polvere tra l'altro. Io lo studio lo sto facendo vedere così com'è, ragazzi, non l'ho ripulito per l'occasione, ho solo messo un po' d'ordine chiaramente, ma è una cosa molto, molto spontanea, molto real. Qui c'è la cloche per il simulatore di volo, perché dovete sapere che una delle mie tante passioni, oltre ai simulatori di guida, sono i simulatori di volo, per cui sono veramente infognato. Adesso un po' che non ci gioco perché mi manca il tempo. Se avete visto il primo speciale di 10K sapete di cosa sto parlando, ma spero tanto di avere un giorno un po' di tempo in più per potervi mostrare anche qualche simulatore di volo magari in live, perché sono cose fighissime, veramente veramente fighissime. E adesso un po' che non ci gioco, tra l'altro l'anno prossimo dovrebbe uscire anche, nel 2024 dovrebbe uscire anche il nuovo Flight Simulator, quindi chissà che magari non trovi spazio anche un pochino su, sicuramente non sul canale YouTube, magari più facile sulla piattaforma Viola, ma mi piacerebbe un giorno parlarvi anche un po' così off topic dei simulatori di volo. Poi proseguiamo verso l'angolo, qui abbiamo la scatola della statuina di The Last of Us, del primo The Last of Us. Sopra abbiamo statuine di Assassin's Creed, quella di Assassin's Creed 4 Black Flag, quella di quella di Assassin's Creed 3, quella è Connor. Qui abbiamo tutti i giochi PS3, qui vicino alla lampada che vedete in tutti i video, altro logo dei tasti della Play che si accende, non so se si accende ancora, qui forse si è scaricata la batteria, no, si accende ancora invece, si accende ancora, però adesso possiamo anche spegnerlo. E poi abbiamo la vetrina, che è una sorta di piccolo museo di The Last of Us, questa ve la apro perché sennò con i riflessi non vediamo niente.
Abbiamo i primi due piani che sono in realtà dedicati a The Last of Us. Qui abbiamo la bellissima statuina di Ellie di The Last of Us parte 2 con artbook. E qui c'era anche il... ecco, ho fatto i danni, olè. Qui c'è il braccialetto di Ellie, questo era. Poi scendendo abbiamo un altro piano dedicato a Naughty Dog, in questo caso condiviso tra The Last of Us e la statuina del primo The Last of Us e quella di Uncharted 4 di Nathan Drake, che sono tra i miei giochi preferiti in assoluto. Scendendo ancora abbiamo questa bellissima statuina del drago di Skyrim con dietro il mega artbook della Collector Edition. Qui abbiamo un piccolo recipiente a forma di teschio che ho riempito con la sabbia della spiaggia nera in Islanda. Questa sabbia che ho raccolto personalmente, sabbia poi sono mini ciottoli diciamo, che ho raccolto personalmente sulla spiaggia nera in Islanda e che ho portato via come souvenir. Qui abbiamo il cappellino Simagic autografato da tutti i piloti della Formula E, c'è anche quello di Andrea Lotter da qualche parte, eccolo qui, questo qui, col numero 36. E poi qui sotto, questa è una vera reliquia ragazzi, perché questa è la mia prima PlayStation, quella vera, eh? Questa è proprio quella reduce dal 1997, anche qui un po' di polvere che testimonia che è un po' che non spolvero, che non ho pulito per l'occasione, ma vabbè. E questa è la PlayStation che mi regalò mio padre nel 1997 e da cui tutto ha avuto inizio. Poi dietro c'è una PS1 che ho recuperato io per conto mio, ma questa è veramente quella originale e qui ci sono le prime demo a cui giocai proprio con quando mio padre portò a casa la Play. Quindi questa è proprio lei originale, funziona ancora tra l'altro. Poi, mamma mia, quando cominci a fare questi versi quando ti alzi vuol dire che stai veramente invecchiando. Allora, quindi, questo è l'angolo vicino alla finestra, poi qui c'è la finestra. Finestra su cui ho messo queste pellicole che sono quelle che si mettono in genere sulle finestre del bagno, no? Per oscurare, perché in realtà diffondono la luce meglio, cioè regalano un'illuminazione migliore e non permettono da fuori di vedere dentro, cosa che non mi dispiace. Poi qui c'è l'angolo dei sogni, perché qui c'è il simulatore. Allora, lo vedete coperto non per fare scena, eh? Adesso ve lo scopro perché lo tengo coperto per la polvere, chiaramente. Però questa è una zona che un po' conoscete perché siete abituati a vederla nei video. Di solito registro da questa telecamera qui, vi faccio vedere tutto l'angolo. E qui ho questa cassettiera sul cui ho appoggiato il treppiedi con la telecamera. Qui c'è la luce, qui c'è anche la webcam. E qui c'è un ecosistema di webcam veramente difficile da tenere in piedi, perché abbiamo una, due, tre. Questa è quella che punta sul volante, e per metterla in piedi ragazzi è stato un'opera di ingegneria, perché ho preso questo morsetto, l'ho agganciato alla parte superiore del sedile da cui partono questi due bracci, uno che tiene una luce che è puntata sul volante perché altrimenti il volante sarebbe troppo buio, e l'altro regge la webcam. Qui abbiamo un cuscino, un treppiedi che uso. Questo in realtà non lo uso al simulatore, il treppiedi lo uso per quando devo fare delle riprese da qualche parte, mi serve un treppiedi per banalmente poggiare la telecamera, che adesso tengo qui. Qui trovate un cuscino cervicale che avevo preso per il simulatore, che ogni tanto metto qui, incastro esattamente qui, però poi mi rendo conto che non sempre mi è comodo, quindi alle volte lo metto, alle volte lo tolgo, in questo momento è qui. Poi qui c'è una nuova aggiunta, perché da poco ho aggiunto un secondo monitor. Da poco in realtà questo lato della stanza è stato rifatto da poco a livello di arredamento, quindi è tutto un po' nuovo. E con questo restyling ho aggiunto un secondo monitor che ho collegato alla scrivania con quel braccio, e mi serve chiaramente per OBS quando registro, cioè con uno schermo solo, se stai giocando su quello schermo non riesci, ti serve almeno un secondo schermo per tante cose, quindi era assolutamente necessario e ho provveduto in questa maniera. Di qua abbiamo intanto nanoleaf rosse che si accendono quando faccio i video, il braccio che tiene il Blue Yeti, il caro vecchio Blue Yeti che ormai è quasi 10 anni credo e ancora funziona abbastanza bene anche se ogni tanto fa qualche brutto scherzo. Quella è la tastiera che utilizzo, quelli sono i guanti. Tra l'altro ragazzi, i link di tutta sta roba che vedete in questo video ve li metto in descrizione, è quasi tutta roba che ho preso da Amazon, non tutta in realtà, però troverete una bella sezione con i link Amazon di praticamente tutto quello che vedete qui dentro che si trova su Amazon. Tra l'altro vi ricordo che sono anche link affiliati, quindi se c'è qualcosa che volete comprare che vi interessa, link qua sotto. Se acquistate dai link date anche una bella mano al canale senza spendere niente, perché voi non è che pagate in sovrapprezzo, insomma sapete come funzionano i link. Semplicemente quello che acquistate da quei link Amazon me ne riconosce una piccolissima parte ed è un modo per dare una mano anche al canale se volete. Comunque se vi interessa è tutto linkato in descrizione. Dicevo, tastiera, guanti, mouse, vabbè. Leva del cambio, non zoom e non approfondisco perché quella leva del cambio è una new entry, è appena arrivata ed è in programma un video che arriverà penso a gennaio, però
ve ne devo parlare, ve ne devo assolutamente parlare. E poi è arrivato il momento di scoprirlo, manco fosse chissà cosa, il simulatore vero e proprio. E vabbè, la postazione più o meno la conoscete, quelle sono le scarpe che utilizzo, anche di quelle vi lascio il link, perché spesso mi chiedete se utilizzo delle scarpe, dei calzini. Io utilizzo delle scarpe da kart, credo siano scarpe da kart quelle della Sparco, comunque ve le linko. Qui sotto c'è la pedaliera Asetec, anche quella ve la devo recensire, arriverà nei primi mesi del 2024. Qui abbiamo il solito C-Magic con Corona FX, collegato al monitor che è un BenQ, non so dirvi il nome, trovate tutto in descrizione comunque. Piccola chicca che voglio farvi vedere, io qui tengo, sempre a portata di mano, questa maschera di Fallout del Pip-Boy. Perché la tengo qui? Non è un discorso soltanto di collezionismo. Questa pure l'avevo presa alla Gamescom, la stessa Gamescom dove ho preso la lattina di Dark Souls, secondo me, sì, a Colonia comunque, perché era in uscita all'epoca Fallout 4. E questa maschera io la utilizzo, anzi è fondamentale, per la messa a fuoco dei video. E voi direte che c'entra? C'entra, perché siccome ho notato che questa fotocamera, siccome nella ripresa c'è anche il volante, spesso se metto la messa a fuoco automatica, muovendo il volante, si concentra sul volante, quindi mette a fuoco il volante e non la mia faccia che si trova qui. Allora ho capito che devo usare la messa a fuoco manuale, e per preparare la messa a fuoco prima di ogni video io faccio questa cosa qui. Con una mano metto la maschera esattamente dove dovrebbe trovarsi la mia faccia quando registro, e con l'altra mano vado a toccare sullo schermino il punto dove c'è la maschera, in modo che metta a fuoco questa parte qui dove c'è poi il mio volto mentre registro. Mi si potrebbe dire: scusa, ma non puoi mettere a fuoco direttamente il volto mentre sei qui? No, perché da qui non ci arrivo a toccare lo schermino, quindi se mi alzo per toccare lo schermino, ecco che la mia faccia si sposta e quindi perdo la messa a fuoco lì. Insomma, questa maschera, signori, è fondamentale per la messa a fuoco di tutti i video che vedete. Direi che ci spostiamo verso l'ultimo angolo della stanza, anche se questo è il vero cuore pulsante di Xander Racing, perché tutto, quasi tutto avviene qui in realtà, non tutto, perché la parte di F1 Manager la registriamo di qua. E quindi vi faccio vedere come continua la postazione, perché qui abbiamo il computer, il cervellone attraverso cui faccio tutto. Questo è il vero cuore pulsante di Xander Racing, altro che il simulatore, tutto qua, perché da qui si gioca, si registra, si monta, si fa tutto. E anche di questo vi metto la scheda tecnica in descrizione, perché non ve ne ho mai parlato effettivamente del mio computer. Molti mi chiedono che cosa, che componenti servono per registrare, per giocare, eccetera. Trovate tutta la scheda tecnica in descrizione, con anche i link, eccetera, eccetera. Poi qui abbiamo, vabbè, i telecomandi vari, mancabile manina per grattarsi la schiena. Quanto mi piace questo portachiavi, mi piace tantissimo, con la gomma soft Pirelli. E poi arriviamo alla postazione vera e propria, che è dove faccio praticamente tutto a parte guidare, perché se guidare guido lì, qui faccio tutto il resto. Qui nascono i miei video, nel senso che vengono pensati e scritti qui. Qui vengono montati soprattutto, che la maggior parte del tempo che dedico ad un video è quella del montaggio, quindi si svolge tutto qui. Insomma, questo è il centro di controllo, diciamo, della mia postazione, composta da due monitor. Questo qui che è quello principale, e poi questo che è un vecchio televisore Sony 32 pollici, il vecchio TV che avevo nella mia cameretta quando vivevo dai miei. L'ho messo in verticale per due motivi. Il primo è banalmente un motivo di spazio, perché in orizzontale non c'entrava, e poi mi sono reso conto che avendolo in verticale è come avere due monitor in uno, perché di fatto io lo divido a metà e quindi metto una finestra qui, una finestra qui, ed è come avere tre schermi al prezzo di due praticamente, quindi è molto molto comodo, devo dire, avere lo schermo in verticale, il secondo schermo in verticale. Lì abbiamo l'Elgato Stream Deck. Ah, non vi ho fatto vedere una cosa. Stream Deck, a proposito. Questo è uno Stream Deck Mini che ho preso molto di recente, l'ho preso usato su Wallapop a tipo 40 euro, e lo sto utilizzando come button box, perché è utilissimo sia come button box, banalmente, ma anche per gestire i comandi di OBS senza dover ogni volta ridurre a icona il gioco e aprire OBS. No, faccio tutto da qui e è molto più comodo. Quindi devo dire, è stata una bellissima scoperta lo Stream Deck per il simulatore, perché è molto molto comodo e molto molto funzionale, sia quando si è in game per magari associare delle funzioni ai vari tasti, sia quando si deve registrare per comandare OBS direttamente da qui senza dover chiudere il gioco. Mentre, dicevo, qui abbiamo invece lo Stream Deck, diciamo, di servizio, quello che utilizzo soprattutto per montare i video in realtà, che una volta quando facevo le live lo utilizzavo per gestire OBS durante le live, adesso lo utilizzo per il video editing. Ho messo tutte le shortcut di Premiere e DaVinci sullo Stream Deck, ho creato dei profili ad hoc per montare in maniera molto molto più veloce
E poi questo mouse, signori, questo mouse per la produttività è una manna dal cielo. Non mi ricordo come si chiama, sicuramente l'avete visto 10.000 volte, tipo il Logitech MX qualcosa. MX Master 3, eccolo qui. Ed è fantastico, una marea di tasti mappabili, non è granché per il gaming, cioè se giocate da PC magari prendete un mouse da gaming, ma se dovete lavorare da PC questo mouse è veramente il non plus ultra, anche perché ha un software che ha tutta una serie di preimpostazioni, diciamo dei profili che potete associare ad ogni applicazione, per cui quando aprite un'applicazione, ad esempio quando apro Adobe Premiere, lui si setta sul profilo Premiere e ci sono tutti i tasti Premiere mappati, insomma velocizza tantissimo la produttività. Assolutamente uno dei miei migliori acquisti per quanto riguarda la produttività. E poi di qua abbiamo la luce, chiaramente, il gatto. Qui abbiamo l'altra telecamera, quella che utilizzo per fare i vlog e per registrare i video di F1 Manager. Quello che vedete qui, se vi state chiedendo che cos'è, è il gobbo, come si dice in gergo televisivo, ovvero un prompter. Vi faccio vedere la sua utilità. E niente ragazzi, la GoPro era morta nel bel mezzo dell'azione, più che altro era morta, si era surriscaldata la batteria e quindi si era spenta, piccoli incidenti di percorso che chi usa GoPro purtroppo conosce fin troppo bene. Vi stavo raccontando del gobbo, del prompter, che è quello strumento che utilizzano in televisione per leggere ciò che va detto durante la registrazione. Io pensavo mi potesse tornare molto utile da questo punto di vista, in realtà lo utilizzo meno di quello che avrei pensato quando l'ho acquistato, perché mi sono reso conto che non mi piace leggere quello che devo dire. Io i video me li scrivo prima spesso, ma non mi scrivo esattamente lo script, mi scrivo i punti chiave che devo trattare, quindi mi faccio magari un elenco puntato, una mappa concettuale, ma non ho mai un testo da leggere. Quando ho comprato questo gobbo ho provato a leggere dei video, a registrare leggendo, che sicuramente velocizza molto il processo perché non ti devi studiare il video ma devi semplicemente leggerlo, però non mi piaceva il risultato finale. Quindi come lo utilizzo questo gobbo? Lo utilizzo per leggermi le mie mappe concettuali, per avere davanti un elenco puntato che posso scorrere man mano che registro il video. E voi direte come funziona sta roba. Guardate come funziona. Se io metto lo schermo del cellulare qui, lo schermo viene perfettamente riflesso in questo specchio. Qui c'è l'obiettivo, quindi io guardando l'obiettivo posso anche leggere quello che ho sul cellulare. Chiaramente c'è l'applicazione fatta apposta che ti fa scorrere il testo al contrario, in modo che ti sale dall'alto verso il basso, ed è tutto pensato appositamente per, e accendiamo la luce magari, tutto pensato appositamente per far sì che tu possa leggere comodamente quello che devi dire. Ed è molto comodo e utile perché puoi comandare lo scorrimento del testo tramite l'applicazione utilizzando un piccolo comandino che adesso non so dove ho messo, qua nei cassetti da qualche parte. Comunque hai questo telecomandino in mano, lo tieni e puoi scorrere in alto e in basso l'elenco puntato, così da avere sempre sotto controllo ciò che devi dire e non ti dimentichi mai nulla. Pure questo, se vi interessa, è linkato qua sotto. Ovviamente ragazzi, non è sponsorizzato da nessuno sto video, ci tengo a dirlo, perché vi sto facendo vedere una marea di prodotti ma nessuno mi ha dato una lira. Chiaramente vi sto facendo vedere prodotti che ho comprato per il mio studio, eccetto il discorso del simulatore, che sapete che la postazione volante Simagic e pedalier Razetec, quelli sono dei prodotti che mi sono arrivati perché sono brand ambassador di Direct Drive Italia, ma a parte quelli tutto il resto non è sponsorizzato. Quindi torniamo alla postazione. Ho fatto vedere appunto la telecamera col gobbo, la luce. Questo è un piccolo ventilatorino che ho preso per rinfrescare d'estate, perché altrimenti mi va in surriscaldamento la telecamera, ogni 20 minuti si blocca, invece così registra in maniera continua. Questo è il laptop del lavoro, computer aziendale che utilizzo appunto per lavoro, qui quando sono in smart working e poi quando vado in ufficio chiaramente lo porto in ufficio. Questo è il microfono che sto utilizzando adesso per fare questo video. La scrivania ve la lascio per ultima perché è una delle novità più grandi e più importanti che ha rivoluzionato il mio modo di lavorare, ma ve ne parlo tra poco. Passiamo all'ultimo angolo, che questa parte qui, in realtà allargo un attimo l'immagine, questa parte qui come potete vedere è ancora work in progress, perché vi ho detto che questo lato dello studio è fresco di ristrutturazione e in questo angolo devo ancora completare i lavori. Pensavo di finirli in tempo per questo video, ma siamo arrivati in realtà ai 10.000 iscritti prima che io completassi lo studio, e di questo sono assolutamente felice. Quindi ve lo beccate così com'è lo studio, ancora un po' work in progress, perché qui ci sono ancora i buchi nel muro che devo ancora stuccare, perché una volta quel televisore era qui, quindi poi l'ho spostato e qui devo ancora sistemare i buchi, ma qui devo ancora anche sistemare un po' l'arredamento, diciamo. Quindi per il momento è una zona un po' work in progress dove poggio cose così random, ed è l'unica zona onestamente che ho dovuto mettere in ordine per questo video, perché qui poggio un po' di tutto. È un ripiano che faceva parte della scrivania, ma ve ne parlo tra poco. Qui abbiamo PS5, tutta la cavetteria dietro che non si dovrebbe vedere, router e stazione di carica dei controller. Qui abbiamo un po' di giochi PS5, statuine varie, il pelatone agente 47, la bandiera della mia amatissima Islanda. Questi pannelli fonoassorbenti, non ve l'ho detto,
Vabbè, questi qui di Spumia si comprano un po' ovunque su Amazon, da Leroy Merlin, eccetera. Questi invece neri verticali li ho costruiti con mio padre, con della, come si chiama, lana di vetro dentro, una cosa del genere. Mentre questi qui di Spumia sono praticamente estetici perché assorbono pochissimo, questi assorbono tantissimo la riflessione del suono, quindi evitano il rimbombo nei video. E vi giuro che i miei video, da quando ho messo questi tre pannelli, hanno fatto un salto di qualità enorme a livello di audio. Perché prima dovevo lavorarlo tantissimo in post-produzione, adesso l'audio, come lo registro, è quasi pronto per andare in pubblicazione. E dicevo, qui vabbè, un po' di cose varie, il mio MacBook, fermi, fermi. Io voglio che mi lasciate assolutamente un commento se sapete che cos'è questo. Se avete giocato questo, intanto, cosa numero uno, siete vecchi. Cosa numero due, avete avuto un'infanzia felice. Vediamo quanti riconoscono sta roba. E poi basta, qui c'è la mia Yankee Candle, la vaniglia, che adoro, un gusto buonissimo, ma ste candele veramente top, e anche questo, ragazzi, non è che mi ha sponsorizzato, anzi, anzi, signor Yankee Candle, se stai guardando questo video e vuoi collaborare, scrivimi qua sotto, perché io sarei contentissimo di sponsorizzare le tue candele. No, veramente, sono veramente ottime, il gusto vaniglia lo adoro, roba, è quasi finita, devo pure ricomprarla. Signor Yankee Candle, fatti avanti, scherzi a parte. Parliamo un attimo della scrivania. Vabbè, qui c'è la sedia, immancabile cuscino a forma di cartuccia di Pokémon rosso. E sedia, ecco, perché Xander hai la sedia del Perugia Calcio? Questa è una cosa che molti di voi hanno notato e me l'avete chiesta spesso nei video. Perché ho la sedia del Perugia Calcio? Chi mi segue da tempo, da tanto tempo, lo sa. Che in precedenza avevo un canale, un altro canale, che si chiama XanderGamer90. Se non lo sapevate, potete andare a curiosare, ancora su YouTube lo trovate. E in quella carriera feci, in quella lapsus, in quel canale feci una carriera su FIFA. Che FIFA era poi? Sapete che non mi ricordo più che FIFA fosse, FIFA 17 o FIFA 18? O FIFA 19, boh. Feci una bella carriera con il Perugia. Lo portai dalla Serie B a vincere la Champions League. Fui contattato dal Perugia Calcio. Non vi sto a raccontare tutta la storia, però insomma, fui contattato dal Perugia Calcio per andare a fare il caster di un torneo eSports che serviva per eleggere il loro eSports player per FIFA. Quindi mi trovai a fare da caster per questi tornei eSports del Perugia, organizzati dal Perugia. E siccome è una cosa che facevo in maniera del tutto volontaria, non venivo pagato per farlo, quando finimmo di fare questo torneo mi regalarono una delle sedie che loro utilizzano banalmente per fare le conferenze stampa, tipo questa è la sedia che utilizzava all'epoca, adesso non so, che utilizzava l'allenatore in conferenza stampa, o le sedie che si trovavano magari in panchina, insomma, quelle che vedete un po' in tutti gli stadi ormai, tutte le panchine hanno le sedie Sparco, e mi regalarono una di queste sedie personalizzate con, chiaramente con il logo del Perugia e i colori tematici del Perugia. Quindi ecco il motivo per cui siedo su una sedia del Perugia. Per chiudere vi parlo della scrivania, che è stato l'ultimo grande acquisto che ha rivoluzionato questa parte di studio, perché prima questo era uno studio con una scrivania lunga 3 metri che partiva da lì e arrivava fino al muro. Scrivania che avevo costruito mettendo questi due Alex ai lati, queste due cassettiere di Alex, e mettendo un piano da cucina, che è quello che vedete grigio, lungo tutta la parete. Però mi serviva una scrivania che potesse alzarsi, perché io passo tantissime ore, ma tantissime, al computer, perché a parte tutto il lavoro di montaggio che c'è nei miei video, ma spesso lavoro, ormai non così spesso, ma comunque capitano dei giorni in cui lavoro anche in smart working, quando lavoro per l'azienda per cui lavoro, quindi magari in quelle giornate passo 8 ore a lavorare qui per l'azienda, poi stacco e magari ne passo altre 4-5 a lavorare per Xander Racing, quindi capitano giorni in cui passo 12-13 ore, anzi capita molto spesso ormai purtroppo, di passare 15 ore seduto a questa scrivania praticamente dalla mattina alla sera, e stare 15 ore seduti non fa bene alla salute, assolutamente. Quindi questa scrivania mi consente, perché si alza, adesso ve lo faccio vedere, mi consente di lavorare anche in piedi. Si possono memorizzare fino a 4 altezze, è motorizzata, tutto automatico, si preme il tasto e la scrivania si alza e mi consente di alternare la posizione in cui lavoro, quindi 2 ore seduto, 2 ore in piedi, insomma mi alterno, e da quando l'ho acquistato effettivamente la mia schiena ne ha risentito, ne ha beneficiato assolutamente. Quello che non vi ho detto è che io non ho acquistato tutta la scrivania, ma ho acquistato semplicemente le gambe motorizzate senza il piano, perché chiaramente si risparmiava, dato che io il piano ce l'avevo già, non mi serviva comprare la scrivania completa con tutto il piano. Mi bastavano le gambe,
cosa ho fatto? Ho preso il piano da 3 metri che copriva tutta la parete. Scusate, ma la GoPro mi segnala ancora il riscaldamento. Vabbè, spero che tenga fino alla fine perché abbiamo quasi finito. Ho preso questo piano, l'ho segato. Quindi questa che vedete ormai è lunga 2 metri, quindi gli ho tolto un metro di scrivania, che ho poi riciclato per metterlo qui. E per il momento lo uso come appoggiacosi e poi troverò una sistemazione a questo angolo. E quindi ho rimpicciolito un po' la scrivania, perché tanto lunga 3 metri onestamente non mi serviva, però mi serviva assolutamente una scrivania che si potesse alzare all'occorrenza. È una soluzione ottima che vi straconsiglio se passate tante tante ore al computer. Detto questo, direi che è veramente tutto, quindi per il tour dello studio rosso è tutto. Come ho detto, è uno studio che è ancora in definizione per certe cose, soprattutto quell'angolo lì è ancora da sistemare, ma è uno studio che è comunque in continua evoluzione, perché sono uno che si stufa presto degli ambienti, quindi ogni tanto devo rivoluzionare, per cui magari faremo anche un aggiornamento più avanti, quando sicuramente avrò completato quell'angolo, quando magari avrò cambiato anche qualcos'altro. Intanto fatemi sapere se vi piace questo ambiente, se c'è qualcosa che va colpito in particolare, se volete informazioni su una qualunque delle cose che avete visto qui intorno, scrivete nei commenti, anche se ripeto, trovate comunque tutti i link in descrizione. Comunque adesso a disposizione i commenti. Ah, non vi ho parlato di questa. Uka Uka, Waku Waku, non mi ricordo mai. No, lui credo che sia Waku Waku, perché Uka Uka era quella cattiva. Chiaramente parliamo della maschera protettiva di Crash Bandicoot, anche qui. Magari chi ha un po' più la mia età sa di cosa parlo. I più giovani non so se possano apprezzare la maschera di Crash Bandicoot. Dicevo, è tutto per questo tour. Grazie per la visione, ma soprattutto grazie per essere così tanti. I ringraziamenti fatti bene li ho già fatti nell'altro speciale dei 10K, quindi vi invito caldamente, se non l'avete visto, a recuperare quel video, ve lo metto magari linkato qui vicino, recuperatelo assolutamente perché è importante. Vi ringrazio per aver visto il video, noi ci vediamo con i prossimi contenuti, un saluto, ciao!